Io sono davvero colpita dal livello molto alto, non solo ovviamente dei vostri segretari generali, ma di tutti gli interventi. C'è consapevolezza del ruolo importante che svolge la pubblica amministrazione e di conseguenza consapevolezza del ruolo importante che ogni giorno svolgono con professionalità e anche tanto senso del dovere i lavoratori e le lavoratrici della pubblica amministrazione tutta. Credo che questo sia un buon dato di partenza. Guardate, non è un caso che le prime categorie che hanno risposto alla richiesta di CGIL, CISL e UIL di attivare da subito attivi ma anche assemblee con i delegati sui luoghi di lavoro siano state proprio le categorie della pubblica amministrazione, quindi tutti voi ovviamente ma anche i colleghi e le colleghe della scuola. C'è un salto culturale fortissimo nel capire quanto è importante e vitale per il Paese la pubblica amministrazione. Lo è su due versanti: quello di garantire diritti fondamentali delle persone, degli uomini e le donne nel Paese, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, alla formazione, l'accesso ovunque di quei diritti della persona che fanno parte, caratterizzante insieme al lavoro della nostra Carta Costituzionale. Ma oltre a questo, anche la grande consapevolezza di cosa significa una pubblica amministrazione efficace, efficiente nell'economia, nella crescita e nello sviluppo del Paese. Ed è importante che i sindacati confederali, le categorie nostre, si rendano protagoniste rispetto a questo. Non è un caso se i lavoratori e le lavoratrici nella pubblica amministrazione scelgono le categorie di CGIL e CISL e UIL, perché questa sinergia forte, questa consapevolezza forte di che ruolo importante si svolge nel Paese, di grande responsabilità e per questo di voglia di fare, di realizzare da protagonisti il cambiamento della pubblica amministrazione, è paga e viene riconosciuto dalle lavoratrici e dai lavoratori. È per questo che si hanno quei risultati così importanti che Serena nella sua introduzione a nome di tutte e tre le categorie diceva: noi non vogliamo disperdere, anzi, partendo da quella base di adesione al ruolo della confederalità nei settori pubblici, vogliamo diventare un elemento davvero che trascina nella crescita, lo sviluppo del Paese, nella dignità del lavoro. Guardate, CGIL, CISL e UIL nella storia di tanti anni di crescita delle organizzazioni sindacali e del ruolo del sindacato nel nostro Paese hanno alle volte posizioni anche diverse, ma c'è sempre la capacità, per responsabilità innanzitutto, nei momenti chiave di svolta, di snodo dell'economia e del lavoro nel Paese, di stare assieme, di fare sintesi e oltre a dire quello che non va bene, anche fare proposte positive per come vogliamo che diventi questo nostro Paese. Noi siamo in uno di quei momenti lì. Siamo in uno dei momenti che segnano la storia futura della nostra economia, del valore del lavoro e anche del destino degli uomini e delle donne del lavoro, quelli che hanno un lavoro un po' più sicuro,
quelli tanti che ce l'hanno un po' più precario, e nella pubblica amministrazione sono tanti e sono tante ad avere un lavoro più precario, e anche quelli che il lavoro non ce l'hanno manco per niente e hanno bisogno di un cambiamento forte nel paese per portare finalmente la nostra economia a puntare sulla crescita e lo sviluppo, che è quello che manca nella finanziaria. Guardate, stamattina leggevo le agenzie che riportavano frasi importanti che ha detto il presidente Mattarella. E ci ha detto che ci sono tante questioni aperte nel paese, ma la più importante, quella che interessa gli italiani e le italiane e che crea coesione tra le generazioni, tra i giovani e gli anziani, tra gli uomini e le donne, è il lavoro, la parte costitutiva del nostro paese. E meno male che lo dice il Presidente della Repubblica, perché questo ci fa sentire un po' più forti e un po' meno soli. Cosa manca innanzitutto nella finanziaria? Manca quel minimo di visione paese che fa costruire il futuro. E anche qua, guardate, non è un caso che di tanti miliardi che caratterizzano una legge di bilancio mica di poco conto, è da tanto tempo che in termini quantitativi non avevamo davanti una legge di bilancio così pesante, solo 3 miliardi, tutto compreso, va a crescita e sviluppo. Perché? Perché il tema del lavoro non è ritenuto centrale nelle scelte e nelle priorità di un paese. La gravità sta lì, poi ci sono tanti altri capitoli che non vanno bene, ma innanzitutto la gravità è non scommettere e non investire innanzitutto su crescita e sviluppo e quindi sul lavoro. E allora vediamo le grandi manchevolezze, le lacune terribili rispetto alle leve dello sviluppo. Prima questione, le infrastrutture. E le infrastrutture sono materiali e immateriali. Sono le strade, ma sono anche le infrastrutture sociali. Se non si investe sulle infrastrutture, continueremo a essere un paese dove possiamo anche dare i numeri, ma la crescita del PIL continua a essere molto bassa. Anzi, dopo un paio d'anni dove in modo non strutturale, insufficiente, ma qualche segno più, avevamo iniziato non solo a vederlo, ma attraverso il lavoro degli italiani e delle italiane a crearlo, abbiamo di nuovo la stagnazione della crescita, abbiamo di nuovo una disoccupazione che inizia a salire. Non investire nelle infrastrutture e quindi non collegare il sud e il nord nel nostro paese, ma anche il nostro paese e il resto dell'Europa, non significa solo negare o rendere meno esigibile quel diritto alla mobilità degli uomini e delle donne. Significa innanzitutto mettere sotto scopa le imprese italiane. Non è un caso anche qua che l'unico fattore che anche negli anni di crisi ha continuato almeno in parte per alcuni settori ad avere il segno più, e cioè quello delle esportazioni, è inizia a calare anche quello. Non puntare sulle infrastrutture significa immaginare
Un'Italia chiusa, scollegata dal resto del mondo, è che significa creare un futuro di più povertà per gli uomini e le donne di questo paese. E allora non bastano i no. Ogni giorno un no diverso. Servono i sì in questo paese. Serve dire ad esempio che i 25 miliardi subito spendibili per sbloccare, mandare avanti le nostre infrastrutture e non hanno bisogno di tanti ritardi, perché mentre si ritarda lo sblocco di questi, tante migliaia di lavoratori edili sta perdendo il lavoro e tante imprese stanno fallendo. E allora il tema non è cosa ho promesso ai miei votanti, ai miei elettori nella campagna elettorale. Il tema è cosa serve a questo paese. E allora le infrastrutture non sono una merce di scambio, eh? Le infrastrutture sono gli strumenti indispensabili. Noi siamo una grande potenza industriale, siamo ancora nei primi 10 paesi industriali, ma è un problema in un'economia globale dove i tempi della produzione, ma anche le consegne della produzione, sono fondamentali per essere competitivi sulla qualità, non sull'abbassamento dei costi nei mercati globali. Non sapere che il tunnel del Brennero è importante e non è ancora del tutto realizzato, e passare da un giorno che si immagina che ci sia già, e è una cosa positiva, a rendersi conto che l'opera a metà e dire bene, allora la blocchiamo un po', è un disastro nell'economia del paese. Ogni tanto abbiamo visto momenti di saggezza, e i momenti di saggezza sono i benvenuti e vanno riconosciuti. Quando finalmente abbiamo visto il governo, ad esempio, rendersi conto che in un paese come il nostro, dove il costo dell'energia per le famiglie degli italiani, ma anche per le imprese, è del 30% più alto degli altri paesi europei, aver detto sì, la TAP si deve fare, è stato molto importante e saggio anche. Ma lo stesso vale per il Terzo Valico. Lo stesso vale per la Pedemontana, lo stesso vale per collegare meglio la linea ionica e quella adriatica, lo stesso vale per tutte le opere che sono state bloccate. Nell'attesa di quella valutazione costi-benefici, che bastava che ce lo dicessero, io lo spiegavamo subito cos'erano i costi, che sono le penali laddove ovviamente sono previste, che restituire i soldi all'Europa quando in parte si sono già spesi, ma soprattutto è mettere nell'angolo le imprese italiane e quindi i lavoratori e le lavoratrici italiane. E l'altra grande mancanza nella finanziaria per far crescere il paese e quindi garantire lavoro di dignità, non politiche dei sussidi, è il tema di come coniughiamo la formazione e i bisogni delle imprese. Noi abbiamo un gap straordinario tra i nostri percorsi formativi
i percorsi dei nostri giovani e i bisogni delle imprese pubbliche e private che siano. Che senso ha in questo contesto tagliare le risorse per la scuola e dimezzare l'alternanza scuola-lavoro? Uno dei pochissimi strumenti in dote a questo paese, con tutti i suoi limiti, che può essere utilizzato per quel dialogo impresa, territorio, percorsi formativi, quindi scuola, università, di cui abbiamo assolutamente bisogno. È drammatica la situazione in un paese che ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile d'Europa, ci batte la Grecia, ma voglio dire, credo che non sia il nostro riferimento, e dall'altra la richiesta di professionalità per i giovani e non solo per i giovani, che non esistono nel nostro mercato del lavoro. Perché tagliare quello che serve? Non per instradare un giovane in una politica di sussidio, ma per instradarlo e accompagnarlo invece verso la dignità del lavoro. E poi la ricerca e l'innovazione. Quando noi parliamo di buona occupazione, parliamo di un buon rapporto di lavoro che dia solidità, certezza alle persone, ma anche di una grande qualità, di come si producono le cose e di cosa si produce. L'alternativa a questo è la competitività sui costi del lavoro, che è drammatica. Se il nostro paese vogliamo che si caratterizzi per una capacità competitiva sulla qualità del lavoro e di cosa si produce, è evidente che innovazione, ricerca, formazione sono gli elementi strategici. E se si tagliano questi tre elementi, se non si rafforza la capacità di innovazione attraverso strumenti ma anche attraverso competenze, è evidente che rimaniamo indietro. Ogni anno noi abbiamo ormai migliaia e migliaia di giovani che dopo un percorso formativo che in questo paese non è mai sostenuto e quindi completamente a carico delle famiglie, quando hanno terminato quel percorso sono costretti, per costruirsi un futuro, a prendere la valigia e andare a portare la loro formazione, la loro conoscenza, la loro intelligenza, la loro voglia di scommettere sul futuro, il loro sogno da altre parti, e troppo spesso non ritornano. Allora io credo che infrastrutture da una parte, ricerca, innovazione, formazione siano gli elementi base di qualità che dovrebbero caratterizzare la legge finanziaria. E purtroppo non è così, anzi si va diametralmente in senso opposto. Guardate, non è che ci turba tanto il 2-4, eh? Come sindacati confederali, da mo che spieghiamo alla politica tutta, i governi di oggi, quelli di ieri, anche quelli di Bandiera, che il fiscal compact andava cambiato, che uno statuto economico europeo che non prevede che quando si investe nei tassi della crescita non è allargamento del debito, è promuovere il futuro. E però poi bisogna essere coerenti, Il 2,4 in più lo vogliamo utilizzare
per puntare sulla crescita oppure su altro. Anche il dialogo e il confronto con l'Europa certamente che sarebbe diverso. E questa battaglia per cambiare lo statuto economico europeo, creare davvero a livello europeo e nei singoli paesi politiche espansive per la crescita e l'occupazione, non può essere accompagnato da scelte di bilancio che vanno in un verso completamente diverso. Certo, in questa filosofia abbiamo anche altri aspetti. Italia alla pubblica amministrazione, il ritorno ancora una volta di risorse contrattuali insufficienti. Abbiamo ancora una volta, in termini sempre più perfezionistici, la guerra ai furbetti del cartellino, oggi anche le impronte digitali, anche quelle dei piedi. Però, siccome noi rappresentiamo non quello 0,00% di furbetti, ma rappresentiamo uomini e donne onesti che fanno bene il loro lavoro con dedizione, sacrificio ed entusiasmo, accanto alle impronte mettete i soldi per i contratti, mettete i soldi per la digitalizzazione, mettete i soldi per la formazione. E quando parliamo di assunzioni significa da una parte rendere stabile quel lavoro che oggi non è stabile, dall'altra dotare davvero la pubblica amministrazione in tutte le sue sfaccettature, e sono tante, di quelle nuove professionalità che aiutano un cambiamento, tenendo presente che non si cala dall'alto niente, perché quando qualcuno ci ha provato ha fatto disastri. E allora la contrattazione, in modo particolare la contrattazione di secondo livello nelle aziende, nei comuni, è per questo che ha caratterizzato in modo così profondo gli ultimi rinnovi contrattuali. Perché le nostre categorie nazionali hanno innanzitutto puntato a quello, certo anche nella parte economica, per carità, ma lo sblocco della contrattazione e in modo particolare quella di secondo livello, perché è così che si cambia e si innova nella pubblica amministrazione ed è così che si fa comunità. Noi tutti, voi ancora più di altri, avete anche questo grande compito, fare comunità, riannodare quei fili di coesione sociale, di armonia, dello stare insieme, che in questi anni si sono tante volte, se non spezzati, di molto sfilacciati. E la centralità del servizio, di farsi servizio in un paese, nei confronti degli uomini e delle donne, in un territorio, in una comunità, è fondamentale per ritornare a essere un paese dove il lavoro non è un termine negativo, anzi al contrario. Il lavoro costruisce il fondamento dello stare insieme delle persone. E se è centrale il lavoro, dal governo del cambiamento, un po' di cambiamento ce l'aspettavamo, ma quando parliamo di fannulloni, di tagli ai ministeri, di condoni edilizi, condoni fiscali, condoni contributivi, sentiamo tanto di vecchio in queste parole. Noi sfidiamo.
lavoriamo sul nuovo. E allora ci sono regole economiche che penso si studino già al primo anno di economia. Come si fa a far ripartire un paese dove il 75, forse anche qualcosa di più, delle imprese lavora per i consumi interni, cioè quello che gli italiani e le italiane acquistano, utilizzano? Si rendono un po' più pesanti le buste paga dei lavoratori, delle lavoratrici, anche quelle dei pensionati. Perché quando si è ricco si può mangiare un po', e poi ancora un po', e poi ancora un po', però arrivi un momento che più di tanto non puoi cibarti. E se hai la barchetta puoi comprarti quella un po' più grande, e poi quella ancora un po' più grande, e poi il piccolo yacht, ma la portaerei non arrivi a comprartela. Ma quando hai difficoltà a arrivare a fine mese, un po' di fisco in meno sul suo stipendio o sulla tua pensione, magari qualche bistecca, o accendere i caloriferi quando si è freddo, o comprare senza ansia continua i libri di testo a tuo figlio e tua figlia, e come sei importante. Allora noi ci aspettavamo una riforma del fisco che innanzitutto mettesse al centro questo. Intanto per riconoscere all'85% di azionisti dell'erario, che sono quelli che pagano le tasse, lavoro dipendente e pensionati, un segno di attenzione finalmente. Come facciamo a fare pagare un po' meno tasse? Sapendo che questo si coniuga con quell'ABC economico che farebbe lavorare di più le nostre imprese. Non abbiamo, guardate, grossi patemi d'animo se le partite IVA pagano il 15%. Quando sono giovani che iniziano una giovane start-up non abbiamo certo questo problema. Quando diventa un sistema per cui magari in tante aziende sarà più appetibile avere tante partite IVA piuttosto che lavoro dipendente, diventa un problema. Allora sul fisco noi vogliamo segnali importanti nella finanziaria, sapendo che a differenza di altri noi abbiamo i piedi per terra e i conti li sappiamo ben fare. Nessuno di noi si aspettava una riforma del fisco che tu cur avesse gli stanziamenti per diminuire di un punto, due punti, tre punti, quello che fosse, le aliquote del lavoro dipendente dei pensionati. Ma un inizio sì. Un progetto che dice il primo anno questo, il secondo anno questo, il terzo anno questo, anche con un respiro ovviamente che consente di avere le risorse per realizzare tutto questo. È come se ce l'aspettavamo, è come se continuiamo a chiederla, a volerlo. Certo, questo fa cazzotti se non si aumenta una lotta vera, una guerra senza frontiere all'evasione fiscale. E i condoni, di antica memoria, quanti ne abbiamo visto nel passato, da quelli che erano vecchi, non da quelli che erano del cambiamento, non sono educativi rispetto a questo. E c'è una bella differenza tra qui in questi anni di crisi, non c'è dubbio, ha avuto anche difficoltà a pagare il fisco, quante imprese sono fallite o sono andate sull'orlo del fallimento. C'è una bella differenza tra questo
e quella costante evasione fiscale che insieme a quella contributiva vale circa 150 miliardi all'anno di evasione. Io credo che quando si vuole combattere la disuguaglianza e combattere la illegalità, questo sia un buon terreno per far vedere cose nuove e proposte nuove. I condoni non vanno in questo senso, non ci vanno per niente in questo senso. Insieme a questo ragionamento c'è il ragionamento della previdenza, importantissimo. Noi circa un anno fa, allora con il governo Gentiloni, abbiamo portato a casa 7 miliardi più o meno sulla previdenza, ponendoci, sempre perché siamo sindacato confederale, un tema molto importante. Il lavoro e la previdenza è parente stretta del lavoro, deve tenere insieme le generazioni. E infatti con quei 7 miliardi siamo riusciti a dare risposte certamente molto parziali rispetto alla legge Fornero, ma risposte a 3 generazioni. Il cumulo dei contributi gratuito, importante soprattutto per i nostri giovani, l'APE e l'APE sociale in modo particolare, la possibilità a 63 anni per 15 categorie, alcune pubbliche, di lavoratrici e lavoratori di poter andare in pensione, la 14ª mensilità ad esempio per i pensionati e le pensionate sino a 1000 euro al mese. È evidente che siamo ben contenti se si va avanti rispetto a come si riforma la Fornero. E quota 100, non in sostituzione, ma in aggiunta all'APE sociale, al blocco dell'aspettativa di vita sulla pensione anticipata, può essere un buon punto di partenza per aggiungere una possibilità di anticipo pensionistico in più, sapendo che però vanno affrontati due problemi. Le donne italiane, in modo particolare nel sud, a 38 anni di contributi non ci arrivano nemmeno col triplo salto mortale e spaccata finale. E abbiamo iniziato a fare una proposta. Siccome la maternità è un valore sociale, non solo per la persona, ma sociale per il paese, iniziamo a dire che per ogni figlio un anno di contributi deve essere riconosciuto per sostenerla davvero questa maternità, con qualcosa di concreto, non soltanto a parole. E poi i giovani, quella pensione di garanzia dei giovani che avevamo anche chiesta allo scorso governo, quindi non è che ce la inventiamo con questi, perché siamo tutti molto consapevoli che il combinato disposto, direbbe un mio amico statale, tra tutto contributivo e aspettativa di vita li destina quasi sicuramente, tolto qualche rara, meravigliosa eccezione, a essere futuri anziani poveri. Ma c'è il modo per correggere questa cosa? Basta calcolare in modo diverso, basta utilizzare coefficienti diversi, e come se c'è il modo. Allora quota 100 va accompagnata a provvedimenti che comunque creino condizioni di possibilità di utilizzo anche di quello strumento, un domani per i nostri giovani e oggi per le lavoratrici del nostro paese.
permettermi una cosa. Sento tanta discussione in giro, anche tante stupidaggini, per la verità se ne sentono a pacchi di stupidaggini di questo periodo. Quando continuiamo a dire regimi pensionistici, cos'è che agevola di più, il pubblico o il privato? Ma perché invece di tante discussioni fine a se stesse non iniziamo a ragionare su come rendiamo davvero omogeneo nel nostro paese il regime pensionistico? Perché sarebbe interessante vedere che, ad esempio, per alcune categorie, alcune voci stipendiali sono pensionabili e per altre no. Che il TFR è per molti un grido subito, ma per altri no. Credo sarebbe davvero un'operazione non solo verità, ma anche di trasparenza, di ricerca di eguaglianza nel mondo del lavoro, riconoscendo parità di diritti davvero per tutti, a prescindere se si lavora nel pubblico come se si lavora nel privato. Come penso che, avendo fatto una scelta importante, riconosciuta contrattualmente, di contrattazione e di contrattazione di secondo livello e di welfare aziendale, anche quelle conquiste di defiscalizzazione che si sono portate a casa per il privato e che sono scritte lì, firmate e controfirmate nei contratti della pubblica amministrazione, e pretendiamo che anche con questa finanziaria ci sia coerenza. Poi c'è il tema del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza. Mi sembra che qua i nodi non siano ancora sciolti. La dico in modo diverso, ci si capisce poco. E c'è anche la richiesta di contributo, di solidarietà, mi pare che alla fine sia questo il percorso che intendono fare ai pensionati, alle pensionate, pochi nel nostro paese per la verità, con pensioni alte, per portare tutte le pensioni a quella pensione di cittadinanza che non può essere sotto i 780 euro. Io credo che se a pensionati alti, vorrei capire anche qua l'asticella quando si ferma, perché mi sembra di ricordare che sono partiti a 5, poi a 4,5, poi a 4, poi a 3 e forse anche i 2 iniziava a essere. Per solidarietà, ad esempio, alle tante lavoratrici tessili che 20 anni fa sono andati con pensioni bassissime, io credo che sia giusto chiedere a chi ha di più la solidarietà. Ma siccome molto spesso i pochi contributi si accostano anche a dichiarazioni dei redditi bassi, io ricordo bene l'anno di passaggio dalla lira all'euro che gli orefici italiani dichiaravano allora 12 milioni di reddito, e cioè un po' meno di un commesso, di una commessa che lavorava in quell'oreficeria con qualche anno di anzianità. E siccome dichiaravano poco, si versavano in conseguenza anche pochi contributi. Io non so se i nostri pensionati, le nostre pensionate, guardate, anche quelli con reddito di pensione alta che generalmente non si iscrivono a CGIL e CISL e UIL, ma che però magari quei contributi corrispondono a anni e anni di lavoro, io non so se possiamo proprio chiederli anche con quelli di essere solidali. La solidarietà è una cosa seria. E in più c'è il reddito
delle cosiddette pensioni sociali. Ma dobbiamo chiedere la solidarietà per l'assegno sociale, perché lì si chiamano pensioni sociali in modo non proprio, solo ai pensionati o anche agli altri in questo paese. Anche lì i redditi alti, chi ha 100.000, 200.000, 300.000 di reddito, perché su un assegno sociale non possono anche essere chiamati questi a esprimere la loro solidarietà? Io non so se si aprirà il confronto. Siamo davanti a un'esperienza davvero inedita. Per carità, tanti anni CGL, CISL, UIL, tanti anni, direi la maggior parte, sulle leggi di bilancio sono state ascoltate quando ormai il grosso era anche già fatto e definito. Ma che il nuovo governo, il presidente Conte, che come dire, a vederlo si presenta anche bene, no? Non abbia mai sentito l'esigenza, da quando è diventato Presidente del Consiglio, per nulla, nemmeno sulla legge di bilancio, di ascoltare, ma anche di spiegare, di interloquire, di parlare, di avere una relazione che va un po' al di là dei tweet e dei social, che è il dialogo e il confronto tra le persone, di ascoltare le parti sociali. Solo sindacalmente parliamo di circa 13 milioni di uomini e di donne, se poi ci aggiungo anche le parti sociali datoriali, ancora di più aumenta quel numero. La platea. Noi ovviamente abbiamo fatto questa proposta che stiamo discutendo con la nostra gente, col nostro popolo, mica per tenercela in tasca, per darla al governo e dire sono queste le priorità degli italiani, il resto viene dopo, prima c'è questa priorità. E se non ci ascolteranno, nelle tante discussioni che mi sembra inizino a articolarsi anche in quella compagine, non troveranno il tempo per quel confronto, abbiamo i gruppi parlamentari e abbiamo gli strumenti della mobilitazione sindacale. Fortunatamente CGL, CISL e UIL, che sono organizzazioni sindacali, non scelgono i governi li scelgono gli italiani e le italiane, ma che hanno delega sociale per milioni di persone, hanno gli strumenti per farsi ascoltare anche da chi è distratto o non è abituato ad ascoltare. E noi abbiamo uno strumento che è davvero importante, l'essere in mezzo alla gente, alla nostra gente. Questo non ce lo può togliere nessuno. E credo che anche alcune problematiche che hanno investito politica e partiti nascono proprio da non avere avuto più quello strumento, e cioè stare in mezzo alla gente, interloquire e confrontarsi con il nostro popolo, gli uomini e le donne di CGL, CISL e UIL, e avere poi la capacità di tenere insieme situazioni, bisogni, esigenze diverse, mettendo al centro il valore del lavoro. E la rete di migliaia e migliaia di delegati e di delegate nella pubblica amministrazione, davvero tanti, perché quando si vincono le elezioni si hanno anche tanti delegati e delegate, è il modo più straordinario che possiamo avere per tenere insieme le nostre persone e sentire da loro quali sono i bisogni, le esigenze e le priorità. Quindi faremo la nostra battaglia, come sempre.
sapendo che non siamo soli, perché milioni di persone sono con noi, e cercando, ovviamente, perché non essere fiduciosi, di far ragionare su questi temi anche chi evidentemente non è abituato a ragionare su questi temi, e chissà, un'iniziativa oggi, un'iniziativa domani, forse alla fine riusciamo a rimettere al centro il lavoro anche a chi in qualche modo se l'è dimenticato. Grazie, buon lavoro.